San Benedetto dei Marsi, L'Aquila, 31 agosto 2023. L'orsa marenna, colpita ai polmoni con un unico proiettile mortale di fucile, è deceduta per emorragia interna per colpa della cattiveria dell'uomo. La verdadera storia di Amarenna. Un progetto condiviso e una mostra internazionale a Colledoro dei Castelli. La mostra evento memoriale di Amarenna è stata ideata, curata e prodotta da Gaby Minedi, artista internazionale di origini abruzzesi, conosciuta in tutto il mondo per i suoi personaggi ironici, beffardi e ribelli che combattono un mondo assurdo fatto di cattiverie e malelingue. In collaborazione con il Guru Garage 77 di Roma, Sandro Bongiani, Ruggero Maggi e Gianni Romeo. La condizione infame della monotonia e l'ossessione della sopravvivenza. Presentazione di Sandro Bongiani, 11 dicembre 2023. Viviamo in una situazione decisamente anestetizzata e provvisoria, che non permette una riflessione seria della nostra precaria e inquieta condizione. La monotonia e la tensione ansiosa e assillante verso il denaro e il successo costringe l'attuale società alla depressione e alla inerzia delle idee. Una situazione del vivere omologata, costretta a condividere la prigione e l'inganno. Una condizione della società votata alla costrizione, che cerca ossessivamente il piacere immediato e la violenza per lasciare un qualsiasi segno della sua precaria e malandata presenza. La vita di ogni essere umano relegata come messa in scena a una farsa, dove esserci è importante perché così siamo in questo povero pianeta ormai di nessuno. Un mondo decisamente ribaltato al contrario, in cui la cattiveria e l'inganno prevalgono sui sentimenti e la salvaguardia della dignità dell'altro. Sovraprestazioni, sovracomunicazioni, sovrastimolazioni sono, secondo il filosofo coreano Byung-Chul Han, le caratteristiche del nostro presente. La società senza dolore e della sopravvivenza, dove il corpo acquista potere là dove lo spirito si ritira. Un corpo fragile, ipersensibile e rinunciatario, ossessionato solo dall'idea di sopravvivere. Nel mondo di oggi, dell'inferno dell'eguale, siamo prigionieri della società della depressione, dalla quale è stata eliminata ogni alterità e certezza. Per la dignità di un qualsiasi essere, la vita non può essere questa. Ormai tutto è possibile: uccidere o violentare un proprio simile, devastare il proprio ambiente, accanirsi con violenza persino contro i più deboli. Insomma, il problema sta tutto in questa condizione decisamente dissociata dai buoni principi e dal rispetto dell'altro. L'animo umano non finisce mai di stupire con i peccati e la cattiveria che dai migliaia di secoli si porta addosso. Ancora un infame tirano, padrone del destino degli altri, annienta e violenta continuamente i suoi simili e non contento gode, uccidendo persino gli animali, calpestando la vita e riducendo tutto ciò che tocca in tormento. Che fare? Nessuna speranza, nessuna certezza a questa immane catastrofe. Solo incertezza di povere pagine sporche di sangue, di cupa vita vissuta e di aria putrida che alleggia di morte. Sandro Bongiani. L'orso bruno marsicano è il simbolo dell'Abruzzo e del suo fantastico parco nazionale.
unico al mondo per bellezza e storia. Nei suoi paesaggi da sogno sono stati girati film capolavoro, come Il nome della rosa e Lady Wacky. Amarena, amante delle dolci amarenne, era tutto per noi. La sua morte ha sconvolto l'opinione pubblica e soprattutto gli animi degli artisti internazionali più sensibili, perché Amarena era socievole e molto protettiva con i suoi dolcissimi orsacchiotti. Artisti dall'Italia, America, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Finlandia, Francia, Perù, Germania, Giappone, India, Inghilterra, Messico, Normandia, Polonia, Russia, Spagna, Svizzera hanno ricordato Amarena con poesie, lettere, opere pittoriche, libri d'arte, francobolli, sculture, ceramica e opere di mail art. I ragazzi del Liceo Artistico Cesare Battisti di Veltri, Roma, e dell'Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli, sensibilizzati dalle loro insegnanti Carle Di Pardo e Nadia Loletti, hanno dipinto Mamma Amarena affinché l'uomo impari a rispettare e a convivere con gli orsi e tutti gli abitanti del bosco e di questo meraviglioso pianeta. Thank you.